Sì, abbiamo discusso di molte cose che riguardano la Calabria. Ho ringraziato il presidente Meloni perché proprio qualche giorno fa è stato pubblicato il bando che dà l'avvio ai lavori della 106 nel tratto fra Catanzaro e Crotone. L'ho ringraziato perché proprio qualche settimana fa abbiamo avuto la possibilità di aver approvato una norma che chiedevamo, che ci dà l'opportunità di non far pagare la tassa per i passeggeri ai vettori aerei, e questo determinerà una svolta nel traffico aereo verso la Calabria. Ci sono però tanti altri dossier, a cominciare dalla sanità, sui quali ho chiesto un impegno ulteriore da parte del governo. Quindi abbiamo parlato di sanità, di idrico, di alcune vertenze che riguardano la Calabria, e ho trovato nel presidente Meloni un interlocutore assolutamente attento.